Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e come vedete abbiamo cambiato momentaneamente location. Ebbene sì, ci siamo anche dovuti fare una piccola casetta, ma guardate che vista da qua. Cioè, si vede casa nostra, cioè casa nostra, vabbè, l'isola di Batman, non proprio casa, però. Dicevo, noi qua ci siamo dovuti fare una piccola casetta, ma proprio minuscolissima, con due fuochi, perché mentre gironzolavo per l'isola, sì, ci sono fatti anche la fornace, il lettuccio, un po' di roba. Il nostro Jack ci stava letteralmente morendo di freddo, ma tanto di freddo, e quindi in fretta e furia mi sono dovuta costruire una piccolissima casetta. E poi, visto che ho trovato una marea di metallo, una marea qua sopra e anche lassù, ho deciso di farmi anche la fornace, perché così appunto riuscivamo intanto a unire l'utile al dilettevole, ecco. Inoltre, qui sotto, ora vi faccio vedere con Joe. Ho trovato una cosa molto carina che no, non andremo ad esplorare in questo episodio, forse nel prossimo, in quello dopo ancora, non lo so, mi devo organizzare un attimo la vita, l'esistenza. E qui sotto ho trovato una grotta tipo ghiacciata ed è una figata veramente pazzesca. Per ora non me la sono esplorata, anche perché quando ho provato a entrarci, vedete, è successo questo, aspetta. In che punto? Aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo qua. Vedete, mi disarciona perché effettivamente. No, gioco non laggare, però, grazie. Ok. Perché in effetti io mi ero dimenticata che nelle grotte non si può entrare con le bestie volanti perché appunto ti disarciona. Bisogna per forza andare con qualcosa via terra. Io. Sì, gioco non laggare, però. Sì, il lupo ovviamente ce l'ho nel tripod, però non ho voglia di andare adesso là dentro. Perdonatemi, abbiate pazienza, ho voglia di fare un attimino qualcosa di diverso. Gio, aspetta, aspetta. Ok, perfetto. In realtà oggi avevo voglia di andarmi a prendere uno Yuti Run, insomma, perché fai caca mentre sto registrando così, vabbè. Perché quella bestia praticamente ha un urlo che permette di spaventare gli avversari e di farli scappare a gambe levate. E dovremmo infatti stare tanto attenti con Gio. Allora, qua in teoria ce n'era qualcuno quando eravamo arrivati, giusto? Mentre giravamo con Joe ancora sprovvisti dell'armatura di pelliccia e stavamo cercando Mammoth. Mi sembra che la zona fosse questa. Aspetta, vedo gente che litiga, fa vedere. Con chi state litigando, Mammoth? No, mi sembra roba piccola, tipo Lupio, Pantè, Lupio. No, Carno! C'è un Carno. Però dove c'è un Carno a volte c'è. No, però solo uno, no, di solito c'è uno Yuti Rannus con due o tre Carno. E tra l'altro c'è anche morto. Ti è andata male, Lillo, ti è andata tanto tanto male. Guarda, non sono neanche feriti i mammut. Sì, noi intanto tiriamo giù alve, siamo stati noi o il mammut. Vabbè, non importa. Aquile ce n'è un botto, il che vuol dire che presto ci troveremo anche un maschietto per la nostra Jo, decisamente. Però adesso vorrei uno Yutiranus, dai che ce n'erano due o tre l'altra volta, ma porca miseria. E dai. No, zero, zero. Il nulla perdita d'occhio, nulla. Qua non ci sono neanche bestie. Ah no, aspetta, c'è un rino, stavo scherzando, qualcosa c'è. Vedo litigare? No, una pantera. Cioè, il mammut con una pantera. Cioè, con una tigre, continuo a chiamarle pantere perché sembrano delle pantere, Cribbio. Ma è una tigre. Mi devo mettere in testa che è una cacchio di tigre. Ora me lo scrivo sul monitor. Carno che litigano, ma non c'è lo Yutiranno. Dannazione! Ed eccolo qua, l'abbiamo trovato con i suoi Carno che litiga con il rinoceronte. Fammi vedere che livello sei. Cacchiarola, io stavo andando in realtà a casa perché si sta facendo buio e ho 72, che bello. Con Carno 50, 50 e 8. Ah, è 8, va bene, dai, ok, forse si può fare. Guarda come urla! Guarda come è incacchiato con qualsiasi creatura, si arrabbia con tutti. Aiuto! Però si sta facendo notte, cacchiarola. Io da qua come faccio a colpirlo? Aspetta, aspetta, aspetta. Cacchiarola, mi stava urlando in faccia. Mi stava urlando in faccia. Proviamo ad andare lassù. Ma mi sa che è troppo in alto. Proviamo. No, secondo me è troppo in alto. Da qua non riesco a beccarlo. E poi comunque si sta per fare buio, quindi non ha molto senso in effetti. Non ci spero nemmeno, ma. No, infatti, non vedo una mazza. Già, cioè, siamo talmente in alto che non vedo nessuna creatura. Nessuna. Il gioco non me le fa. Ah, c'è un rino lì, forse. Però non mi fa vedere altro. Ah, cacchiarola. Cacchiarola. Che pizza, però. Che pizza. Ci speravo tanto, tanto. Ah, luce, luce. Che male, che male. No, niente. Per oggi rinunciamo. Si sta facendo troppo buio. Ce ne torniamo a casetta. Tanto il tizio. Ehi, così è diventato buio all'improvviso. Da un secondo all'altro. Ma vabbè, le logiche. E niente, il tizio spero rimanga lì sotto a finire di trucidare tutte le bestie che ci sono qua in zona. E nel frattempo, niente, noi aspettiamo
nella casetta al calduccio, perché come vedete Jack ci sta già morendo di freddo. Ora tu hai l'armatura in pelliccia, tizio, non dovresti avere freddo, non dovresti, non è giusto, non è giusto. Dov'è la porta? Non trovo la porta. Ah, eccola qua la porta. Ok, perfetto. Va bene, ci vediamo domani mattina per la grande cattura, allora. Intanto stiamo qua al calduccio e mangiamo. Che bello. Ok, allora è la mattina successiva. Ovviamente piove perché Ark ha deciso di renderci la vita tanto facile. Grazie Ark. E in effetti da questo punto forse riesco a beccare. Ho trovato un punto un pochino più in basso. Vediamo se riesco intanto a far fuori i carno. Mi sa di no, ma sono indistruttibili quando hanno quell'alone giallo intorno. Mi viene il dubbio. Vabbè, provo mi sa a sparare i narcotici. Di già. Anche perché non so come funzioni l'alleanza tra Carno e Yutirannus. Cioè, tipo, se io lo faccio svenire lo Yutirannus, poi Carno se lo pappa, no? Cioè, si ribellano al suo potere, al suo dominio. E non lo so, io vorrei stare un pochino più tranquilla, quindi mi vorrei far fuori prima i Carno, sinceramente. Allora, io ho tirato lo Yutirannus e i Carno in un altro punto che mi sembrava un pochino più, più semplice per raggiungere il nostro Yutirannus, per narcotizzarlo. Aspetta che c'ho paura di cadere, sono un attimo in... Dov'è? Lo sento ma non lo vedo, lo sento urlare ma non lo vedo. Ah, è qua sotto, cacchio, è nascosto. Ehi, quante bestie, quante bestie. Cioè, lo Yutirannus, i Carno, degli Argentavis, dei Mammut, la mamma, quanto cacchio... Come faccio a colpirlo? Ma non beccherò mai lo Yutirannus. Cioè, c'è una mucchiata incredibile. Aspetti, lo riesco? Ma lo sto colpendo? No, non sto colpendo niente. Com'è possibile che in tutto sto casino io non riesca a colpire manco... Ah, ok, grazie. Grazie, ok. Sì, tizio, urla, urla, perfetto. No, si è spostato all'ultimo. Dannazione, dai che mi fai finire i dardi. Non ne ho poi tantissimi? Non ne ho poi tantissimi? Ne ho qualcuno nella casetta qua dietro, ma non tanti. Mi sembra di non averne tantissimi, in effetti. Cacchiarola. E guarda come urla in faccia al mammut. Poi bellissimo come urla, che si vede proprio l'aria che si muove intorno alla sua bocca. Bellissimo. Aiuto, non ci arrivo, non ci arrivo. Sì, ci arrivo, perfetto. Ok, vediamo di andare avanti così, sperando che i mammut reggano il più possibile e che magari si riavvicinino un po' per di qua. Così riusciamo, sì, bravo mammut che me lo riavvicini. Non troppo però, non troppo, aspetta. E non vi ammucchiate di nuovo, non vi ammucchiate, ok. Ok, andiamo avanti così e cerchiamo di colpirlo finché non ci sviene. Speriamo. Allora, ha smesso di piovere, i carno sinceramente me li sono persi. Cioè, non so, agio, non mi fa spaventare. Non so dove siano finiti, non ho capito se i mammut li hanno uccisi. Però il Yutirannus intanto sta urlando in faccia a un rino. Quindi io nel frattempo dovrei riuscire a colpirlo un bel po' di volte. No, davvero, i carno dove cacchio sono finiti? Li hanno fatti fuori, non li ho visti. Ero concentrata a beccare lo Yutirannus e non so che fine hanno fatti i carno. Spero che non tornino all'improvviso, quando meno me lo aspetto, magari quando la bestia qua ci sviene. Ah, il rino ci è andato giù, la mia fonte di distrazione ci è andata giù. Un carno è laggiù, un carno è là, l'ho visto, ok. Quindi non sei morto. Tu però, tu ora ci puoi svenire. No, non l'ho neanche beccato. No, si va a nascondere qua sotto. Ma perché? Ma perché? Mi serve una bestia. Aspetta, Rino, ti puoi avvicinare? Sì, guarda che si avvicina. Ok, mi attiri lo Yutirannus fuori dalla roccia? Me lo allontani? No, non andare tu lì sotto. No. Oh, perché? Adesso sono a litigare qua sotto. Io non li vedo comunque. Ma dai. Aspetta. No. Aspetta. Dai, pazientiamo. Dai, escici. E guarda che urla. Lo vedo urlare ma non riesco a colpirlo perché è nascosto. Che punto di merda. Ma perché, Ark? Ma perché? Aspetta, proviamo ad attirare un altro rino da più lontano. Magari lo vedo arrivare in lontananza e lo Yutirannus si sposta. Ah no, aspetta, si è spostato. Aspetta che si è spostato. Forse il rino sta scappando. Sì, poverino, sta scappando ma non ce la fa. Ok, però intanto lo Yutirannus è fuori. Ok, forse un paio di altri colpi riusciamo a darglieli. Ok, dai, va bene. Va bene, intanto sta arrivando l'altro rino, tizio. No, non ti allontanare, guarda che sta arrivando la pappa. L'ho beccato? No, non l'ho beccato, perché non l'ho beccato? Sono sicura di aver puntato... Dov'è? No, tizio, dai, non te ne andare, sta arrivando il rino. Cioè, guarda come si incontrano con il... Ah, ce l'ha con me, ora ce l'ha con me. No, ce l'ha con Rino, oh bravo Rino, bravo Rino.
Grande, me l'ha tirato proprio qua sotto. Vai, vai, resisti il più possibile così questo ci sviene. Grande, grazie. Guarda come io la faccio, io adoro questa bestia, l'adoro tantissimo. Ok, ci siamo dovuti spostare in un'altra zona perché come vedete il tizio scappa. Dannazione, adesso il tizio scappa. Il che vuol dire che l'abbiamo quasi addomesticato. Non lo beccherò mai da qua. Non lo beccherò mai. Ah, torna indietro. È questo che fa. Fa questo giochino brutto. L'ho preso. No, non l'ho. Sì, l'ho preso, ok. Va bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, fa questo giochino brutto. Mi urla in faccia. Si avvicina. Io gli sparo un po' di colpi e poi fugge. Sta facendo così da un sacco. Ah, io ho finito i narcotici. Sono tutti là sopra. Ti odio, io tiranno. Ne ho mancati un sacco. Cioè, ho mancato un sacco di colpi. Ho veramente puntato un pochino ad cazzo ogni tanto. Ok, allora appresso non avevo tutti i dardi che avrei sperato nella casetta. Mi ricordavo di averne lasciati un po' lì, ma non erano tanti. Nel frattempo, però, vedo che i Carno si sono riuniti e forse forse riusciamo a farli cadere tutti e tre di sotto. Così intanto ci togliamo il problema. Anche perché lo Yutirannus me lo son perso di vista. Cioè, una volta che sono andata a prendere i dardi narcotizzanti, quello è fuggito chissà dove. Quindi ora dobbiamo andarcelo a cercare. Ma intanto, ciao! Ciao Carno, no? Aspetta, però eravate in tre, ne manca uno. Vi ho visto che eravate in tre, ne manca uno. Aspetta, che voglio togliermi anche quello dalle scatole. Ciao Carno, ciao, vieni bello, vieni. Vieni, Pucciolino, Pucciolo, bello, 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 bello. Dai, 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 vai in fretta, che devo andare a cercare quello stronzone prima che l'effetto dei dardi finisca. Ci stai cadendo, sì. Oh, perfetto, benissimo. Dei Carno ci siamo liberati. E adesso andiamo a cercare lo Yotyrannus e cerchiamo di beccarlo. Ancora, 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 ancora e ancora all'infinito. No, veramente, non, cioè, avevo 60 dardi, ok? Io ho una mira merda e sicuramente ho mancato un sacco di colpi. Però non è possibile, non ne ho mancati così tanti, dai. Aspetta che l'ho visto. Aspetta che l'ho visto, eccolo. Ah, eri qua in zona, prima non ti avevo notato. Guarda come sta ancora fuggendo, bene. Sta ancora scappando, sì, decisamente. Ok, allora forse riusciamo ad addormentarlo, siamo ancora in tempo. Dove stai? È che sta scappando a una velocità incredibile. Ah, no, è qua sotto, è qua sotto. Ok, perfetto. Pensavo se ne fosse andato. Bene, 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 bene. Yuyu, sei qua sotto? Yutirannus? No, no, laggiù, laggiù. Aspetta, vediamo. Sta avvicinando. No, no, troppi alberi. Troppo lontano, troppo lontano. No, Yutirannus, troppo lontano. Oh, Yutirannus. Oh, Yutirannus. Perché sei tu, Yutirannus? Mamma mia. E ridendo e scherzando, si è fatta notte, piove e boh, qualcos'altro? Cioè, no, co come faccio a beccarlo? Come faccio? Vedo una sagoma. Aspetta, aspetta, il lampo forse ci aiuta. Aspetta, aspetta, vedo la sagoma, l'ho vista! No, no, vabbè, così è impossibile. Dai, sto sprecando dardi e basta. Ok, allora, visto che il tizio tanto scappa, lo stiamo provando a colpire da terra, ma anche così è un casino e ci ho sprecato comunque dardi perché vedete, si gira all'improvviso, scappa in continuazione. No, mi viene incontro, mi viene incontro. No, Aquila, Aquila, me l'ha spostato l'Aquila. Aquila, ti odio, ma perché? Tizio, ho solo un dardo. Ho solo un dardo, vedi di star fermo. No, no, no. Ah, l'ho preso, però non c'è svenuto. L'ho preso, però non c'è svenuto. Io non ho più dardi. Ma porca puvacca, ma porca puvacca. Fammi vedere, ti prego, dimmi che qua dentro ci sono dei dardi narcotizzanti, ti prego. Ti apri? Ti apri? Apriti? No. No, è compenetrato male con l'albero e non si fa aprire. Ma dai, ma davvero? Ma che sfiga, speravo di trovarci dei dardi narcotizzanti, non so, così, tipo dono dal cielo. Qualcuno che lassù mi pensa e pensa, poveraccia sta scema, che si è finita i dardi. E magari me li donava. E invece no, è stata un po' una presa in giro. Jack, vediamo di fare in fretta per cortesia. Dai, un po' di metallo ce l'abbiamo, perfetto. Meno male che l'avevo messo a fondere appena sono arrivata. Dove sei, Joe? Dove sei, Joe? Ok. Tanto Joe ci funge anche da banco da lavoro, quindi ci dovremmo poter craftare con narcotici e come si chiama? Il metallo, anche un pochino di. No, aspetta, non qua, non qua, ok. Anche un pochino di dardi, no, cosa manca? Ah, i proiettili, ho proiettili, va bene, ce li ho, tieniteli tutti, va bene, quanti me ne dai? Va bene, ok, dai, non, mi accontento. Non sono tantissimi, mi accontento. Tanto il tizio sta continuando a scappare, quindi in linea di massima. Forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Vi prego, ragazzi, pregate per me. Perché non posso tornare al Quetzal, dai, non posso tornare al Quetzal. Yuyu, puoi stare fermo un secondo, no, guardalo. Guardalo, ci passa in parte a Jojo, rimane impassibile, bellissima.
È bellissima, Joe che rimane impassibile con lo Tyrannus che gli passa a fianco. E io non lo sto colpendo, sta scappando tantissimo. Torna qui, Tyrannus, torna qui, ti prego. Ti prego, abbi pietà di me. Ti prego, Tyrannus, ma dannazione, dove cribbio vai? Oh, dai, torna per di qua, torna per di qua. Ok, no, non l'ho preso, no, non l'ho preso, cribbio. Ebbene sì ragazzi, scusate, ho dovuto tagliare qua l'episodio perché a parte che la registrazione è stata infinita, devo finire di montare la seconda parte, ma non vi preoccupate, la monterò stanotte per voi e domani mattina l'avrete pronta, sì, perché ormai tra registrazione e tutto il resto, montaggio e quant'altro, c'è partita una giornata, praticamente una giornata intera. E vabbè, comunque, non vedo l'ora di farvi vedere come andrà a finire tutta questa faccenda, perché ragazzi, ci sarà da ridere. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' divertire. E come avete visto, la programmazione degli episodi ovviamente sta cambiando, quantomeno per Ark. Alan Wake penso rimarrà invariato, vedremo il da farsi. E comunque la programmazione sta un po' cambiando perché mi sembra carino, soprattutto in questo periodo, magari riuscire a passare anche se virtualmente un po' di tempo insieme. E penso sia carino passarlo così su Ark a rincorrere gli Tyrannus. Come al solito vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo nel prossimo episodio domani mattina. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao e buonanotte!